E così hai sentito parlare di Linux, sei incuriosito a provarlo, ma ti sei reso conto che non esiste un Linux, ma esistono migliaia di distribuzioni. E a questo punto la testa ti si riempie di domande. Ma perché ci sono così tante distribuzioni? Cosa cambia da una distribuzione all'altra? E qual è la distribuzione più adatta per il mio PC? Questo video risponderà a tutte queste domande e non solo, ma ti guiderà anche alla scelta fondamentale prima di installare Linux, cioè l'ambiente desktop. Dobbiamo capire prima di tutto che tecnicamente Linux è solamente il kernel di un sistema operativo, cioè quel software che permette alle applicazioni di dialogare facilmente con l'hardware. Data questa definizione, possiamo capire che un kernel da solo serve a ben poco se non ci mettiamo assieme delle applicazioni. Quindi una distribuzione altri non è se non il kernel di Linux più quell'insieme di applicazioni base per rendere un computer utile. Data la natura open di Linux, a cui magari dedicheremo un video a parte, chiunque può mettere assieme i software che gli pare e fare una propria distribuzione, e questo è il motivo per cui ce ne sono a migliaia. Oltre ai ragazzini che si divertono ad installare un software in più su Ubuntu e la chiamano nuova distribuzione, grazie a Dio ci sono anche delle distribuzioni attive da diversi anni, con community numerose e a volte anche aziende vere e proprie che da diversi anni offrono la propria distribuzione Linux. In questo video parliamo proprio di queste che io chiamo distribuzioni principali. Possiamo dividere le distribuzioni Linux in famiglie, e per famiglia intendo che c'è una distribuzione base e ci sono diverse distribuzioni che derivano da questa stessa base, anziché partire ex novo. Per semplificare, possiamo dividere le distribuzioni Linux in tre grosse famiglie: la famiglia Debian, la famiglia Red Hat e la famiglia Arch. Ovviamente non ci sono solo queste tre famiglie, dato che, come dicevo prima, ci sono migliaia di distribuzioni, ma per lo scopo di questo video ci accontentiamo così. Andiamo a parlare della famiglia Debian, andando a parlare proprio di Debian. È una distribuzione sviluppata dalla community a partire dal 1996. È molto stabile, ha una nuova release ogni 2-3 anni e ogni release è supportata per circa 5 anni. Questa stabilità ha però lo svantaggio che per tutti questi 5 anni molti software non vengono aggiornati se non per correggere vulnerabilità e quindi ti ritrovi con diversi software datati e magari non aggiornati alle ultime funzionalità. È la distribuzione che ha più derivati di ogni altra, ce ne sono centinaia se non a migliaia. Proprio grazie alla sua stabilità è usatissima in ambito server. Sempre nella famiglia Debian abbiamo Ubuntu, e qui intendo anche le varie Kubuntu, Xubuntu, eccetera, che sono semplicemente Ubuntu con un ambiente desktop differente. È sviluppata da Canonical, quindi supportata da un'azienda, con una prima release nel 2004. È un ottimo compromesso tra stabilità e software recente. Per chi vuole stabilità, viene rilasciata una versione LTS ogni 2 anni, che viene supportata per 5 anni. Oltre a ciò, per chi vuole software aggiornato, ogni 6 mesi viene rilasciata una versione intermedia, che però viene supportata solo per 9 mesi. È una distribuzione pensata e ottimizzata per l'esperienza desktop, quindi è perfetta per iniziare. Oltre a ciò, esiste anche una versione server che gode di discreto successo. Continuiamo con Linux Mint, che gode di popolarità perché è la distribuzione che si è trovata al posto giusto, al momento giusto, per ben 2 volte, ma di questo forse ne parleremo un'altra volta. Fatto sta che è una distribuzione sviluppata dalla community e basata su Ubuntu per alcune versioni e su Debian per altre, e ha avuto la sua prima release nel 2006. Anche se offre versioni basate su Debian o altri ambienti desktop, diciamo che Mint è interessante se vuoi usare un Ubuntu con il desktop Cinnamon, di cui parleremo nella seconda metà di questo video. Concludiamo la famiglia Debian con Elementary OS. È sviluppata da Elementary Inc. ed ha avuto la sua prima release nel 2011. Stesso discorso di Mint, è interessante se vuoi il desktop Pantheon su Ubuntu. Passiamo ora alla famiglia Red Hat, iniziando da Fedora. È particolare perché è sviluppata dalla community, ma è anche finanziata da Red Hat, perché è la base di Red Hat Enterprise Linux, che vedremo dopo. La sua prima release risale al 2003. Ho messo storicamente tracciabile al 1995 perché dal 1995 al 2003 c'è stata la distribuzione Red Hat Linux che nel 2003 si è divisa in Fedora per una distribuzione sviluppata dalla community e Red Hat Enterprise Linux per una distribuzione commercialmente supportata da Red Hat. Spesso è la prima distribuzione ad adottare nuove tecnologie e spesso queste nuove tecnologie nascono da impiegati Red Hat. Coincidenze? Quindi è molto interessante se sei curioso di provare nuovi software.
Ha una nuova release ogni 6 mesi circa ed è supportata per 13 mesi circa, quindi non è adatta se non ti va di reinstallare tutto almeno una volta all'anno. Nonostante questo, offre un'ottima esperienza desktop grazie anche al fatto che ha software molto aggiornato. A titolo informativo andiamo a vedere anche Red Hat Enterprise Linux. Come dicevo per Fedora, nel 2003 c'è stata la divisione di Red Hat Linux in Fedora e Red Hat Enterprise Linux, e questa volta il target della distribuzione sono le grandi aziende. Viene venduta come subscription annuale da costi, ecco, per aziende, dove paghi il supporto da parte di Red Hat che dicono essere impeccabile. È molto stabile, ha una nuova release ogni 2-4 anni e ogni release viene supportata per circa 7-10 anni. Data la sua stabilità, è perfetta sui server. E se io volessi la stabilità di Red Hat Enterprise Linux per il mio computer di casa, ma non ho i soldi per pagare la subscription e non mi interessa il supporto da parte di Red Hat, allora uso CentOS. Si tratta di Red Hat Enterprise Linux, ma senza il branding Red Hat, è scaricabile gratuitamente. Che vuoi di più? Parliamo infine della famiglia Arch, che riporto qui giusto per completezza, ma non consiglio nessuna delle prossime distribuzioni se non hai mai installato e usato Linux prima. Partiamo da Arch Linux. È una distribuzione sviluppata dalla community con una prima release nel 2002. La sua peculiarità, oltre che essere difficile da installare, è il fatto che è una rolling release, cioè non esce una versione in tot supportata per un certo tempo, ma la installi e ricevi costantemente aggiornamenti, il che su carta sembra bellissimo, ma in pratica è facile che alcuni aggiornamenti non riesci a farli, oppure riesci a farli ma non ti funziona più qualche parte del sistema. E questo soprattutto se lasci passare qualche settimana o mese da un aggiornamento all'altro. Il wiki di Arch è uno dei migliori siti di documentazione che esistano per Linux. E la cosa bella è che molte informazioni che trovi sull'Arch Wiki non sono specifiche Arch, ma possono essere applicate indipendentemente dalla distribuzione utilizzata. Essendo una distribuzione difficile da installare che non fa nulla in automatico, è un bel giocattolo se vuoi capire come funziona ogni parte del sistema, ma soprattutto, data la sua natura rolling release, non va bene se il computer lo usi per lavorare e non hai tempo da perdere a mettere a posto parti del sistema che si sono rotte durante l'ultimo aggiornamento. Sempre basata su Arch è Manjaro, che ultimamente sta godendo di forte popolarità, perché poi? Comunque, è una distribuzione sviluppata dalla community con una prima release nel 2011. Puoi vederla come un Arch facile da installare. Occhio che proprio come Arch è una rolling release, con tutto il rischio di instabilità detto prima, per cui non te la consiglio se è la tua prima distribuzione, perché quando qualche parte del sistema non funzionerà, e succederà, e non sai dove mettere le mani, ti trovi costretto a reinstallare da zero. Se stai usando Arch, potresti trovare interessanti le prossime due distribuzioni di cui voglio parlare. Vediamo Gentoo. È sempre sviluppata dalla community e con una prima release nel 2000, quindi esiste da più tempo di Arch. Come Arch è una rolling release, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che comporta. La particolarità di Gentoo è che compili l'intero sistema da sorgenti, comprando gli script che automatizzano l'intero processo. Similiantemente ad Arch, scegli tu cosa e come installare, ma qui fai un passo in più. Cioè, compilando da sorgenti, decidi quali feature scompilare o no nei tuoi software e puoi ottimizzare il tutto per il tuo processore. Compilare tutto da sorgenti porta via molto tempo, per cui un'installazione di Gentoo può durare diverse ore se non giorni. Stesso discorso per gli aggiornamenti. Ma meglio ancora di Gentoo c'è Linux from Scratch. Non è una distribuzione vera e propria, ma un manuale di istruzioni pubblicato per la prima volta nel 1999. Come Gentoo compili l'intero sistema da sorgenti, solo che questa volta li compili uno a uno a mano. Trovo che questo sia il modo migliore per imparare come funziona ogni singola componente del sistema. Ti consiglio di farlo esattamente una volta nella vita se ti interessa capire a fondo come funziona e qual è la funzione di ogni singolo pacchetto in un sistema Linux. Non è sostenibile a lungo termine perché, visto che fai tutto a mano, anche gli aggiornamenti devi tracciarli a mano e ricompilare ogni singolo pacchetto, ma ripeto, come strumento didattico lo trovo il migliore. Andiamo ora a parlare di ambienti desktop. L'ambiente desktop è sostanzialmente l'interfaccia grafica del sistema, e tanto per cambiare non ce n'è uno solo, ma ce ne sono diversi. Vediamo che per interfacciarci con un sistema Linux possiamo usare un ambiente desktop completo, oppure un window manager, che si differenzia dall'ambiente desktop per il fatto che invece che essere un insieme di software utili per il computer, si occupa solo ed esclusivamente della gestione delle finestre. Oppure possiamo anche evitare completamente l'interfaccia grafica e fare tutto in modalità testo.
Per esempio, su un server normalmente non si installa nessuna interfaccia grafica. In questo video vediamo solamente i principali ambienti desktop completi, cominciando da GNOME e specificatamente dalla versione 3 di GNOME. È completamente differente come modo di utilizzo da qualsiasi altro desktop, per cui al momento dell'uscita, nel lontano 2011, attirò su di sé numerose critiche. Nonostante questo, una volta che hai capito come usarlo, funziona benissimo e ti permette di essere molto efficiente e produttivo. Altra critica che riceve costantemente è il fatto che è poco configurabile. Anche qui, questo non è necessariamente un aspetto negativo. Significa che perdi meno tempo a giocare con la configurazione e più tempo a fare qualcosa di utile. Se ci sono delle funzionalità che puoi aggiungere, per esempio se vuoi scegliere comodamente quale ingresso audio registrare, oppure se vuoi controllare il tuo smartphone da PC, ecco, puoi installare delle estensioni. Come dicevo prima, Ubuntu ha diverse varianti, tipo Kubuntu, Xubuntu, eccetera, dove cambia semplicemente l'ambiente desktop installato di default. In questo caso, per avere GNOME su un Ubuntu, installa Ubuntu. Altro desktop molto utilizzato è KDE, che cito perché è il secondo desktop più utilizzato dopo GNOME, ma non conosco molto bene perché le volte che l'ho provato non mi ci sono trovato. Fatto sta che è un desktop moderno, ha tutte le funzionalità che cerchi. Forse troppe funzionalità, perché a differenza di GNOME, dove hai pochissima configurabilità, qui invece puoi configurare ogni singolo dettaglio, il che da un lato dà molta flessibilità, ma dall'altro vai a trovare dove si trova quel parametro che volevi cambiare. Se vuoi provare il KDE su una Ubuntu, usa l'edizione Kubuntu. Continuiamo con Mate, che troviamo di default su Ubuntu Mate. È un desktop tradizionale senza fronzoli, semplice, leggero, fa quello che deve fare, molto buono. È di fatto la continuazione di GNOME 2 dopo che GNOME 3 ha cambiato completamente l'interfaccia. Molto simile a Mate abbiamo XFCE, che solo vogliamo avere su una Ubuntu usiamo Xubuntu. Il problema di XFCE è che ha pochi sviluppatori e questo significa che ha dei rilasci molto lenti. Basti pensare che l'attuale versione 4.14 ha richiesto 4 anni di sviluppo. Come per Mate, anche XFCE è un desktop tradizionale senza fronzoli e leggero. Ma allora, se XFCE e Mate sono così simili, e soprattutto se XFCE ha così pochi sviluppatori, che motivo c'è che esistano entrambi? Potrebbero fare come hanno fatto quelli dell'XQT, che è l'unione delle forze dei desktop LXDE e Razor QT, che si sono resi conto di avere obiettivi molto simili e hanno deciso di portare avanti un solo progetto anziché due. È un desktop molto leggero che va bene su PC datati, ma se hai un computer che ha meno di 10 anni e più di 2 GB di RAM, gli altri desktop offrono un'esperienza migliore. Comunque, se lo vuoi provare su un Ubuntu, l'edizione da installare è l'Ubuntu. Poi abbiamo Cinnamon, che è pensato per far sentire a casa gli utenti Windows. Personalmente penso che questa non sia una buona idea, perché Linux è un sistema completamente diverso da Windows e avere un'interfaccia troppo simile a Windows ti fa pensare che sia tutto uguale. Poi quando qualcosa funziona in maniera differente da quanto ti aspetteresti da Windows, ti ritrovi confuso. Comunque, se vuoi questa desktop su un Ubuntu, usa Linux Mint. Concludiamo con Pantheon. Come Cinnamon era pensato per far sentire a casa gli utenti Windows, così Pantheon è pensato per far sentire a casa gli utenti Mac, con tutte le problematiche dette a riguardo ad avere un'interfaccia troppo familiare su un sistema che non lo è. Se vuoi un Ubuntu con desktop Pantheon, usa Elementary OS. Concludendo, la differenza principale tra distribuzioni è la frequenza degli aggiornamenti e per quanto tempo sono supportate. Si può installare quasi ogni ambiente desktop su quasi ogni distribuzione. Nel dubbio, Ubuntu Mate è un ottimo punto di partenza. Nel prossimo video vedremo come installare proprio Ubuntu Mate a fianco della vostra installazione Windows.